Un errore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indotto però dalla delibera di Giunta regionale 499 del 9 luglio scorso. Il decreto Genova verrà modificato in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati. Questo è il pensiero e sono le parole dell'aspirante presidente di Regione, attuale consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, al termine di una riunione fiume, quella convocata ieri a Palazzo Silone dal presidente vicario Giovanni Lolli, per contrastare ancora una volta la scelta di usare le risorse del cosiddetto patto per l'Abruzzo, il Masterplan, per le attività urgenti di messa in sicurezza delle autostrade A24 e 25. Hanno partecipato i parlamentari abruzzesi, consiglieri regionali, amministratori comunali, enti locali e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto le convenzioni sui progetti del Masterplan. Perché siamo tutti quanti convinti che è urgentissimo intervenire per la messa in sicurezza di questa autostrada che tra l'altro frequentiamo tutti i giorni, e nello stesso tempo però riteniamo che questa cosa non possa avvenire a danno dell'Abruzzo e degli abruzzesi. Si tratta di una opera nazionale, quindi di proprietà dello Stato, è giusto che sia lo Stato a intervenire. La Marcozzi ha ribadito ciò che era filtrato già nei giorni scorsi, la disponibilità dei ministri Toninelli e Lezzi ad emendare il decreto, specificando come la copertura per i lavori di messa in sicurezza verrà individuata sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Tra le risorse che verranno ripartite a valere sulle quote vincolate del medesimo fondo, verranno cioè attinti tra le economie non vincolate dell'FSC, così come ripartire tra le diverse regionali e non aggravare soltanto su Regione Abruzzo e minima parte sul Lazio, come previsto nel contestato provvedimento. Molto dura era stata anche l'onorevole Stefania Pezzopane. Oggi in assemblea sullo scippo delle autostrade il Movimento 5 Stelle ha detto: riconosce l'errore, ora vanno restituiti i soldi alla Regione Abruzzo. Sia chiaro che vanno restituiti, ha detto la Pezzopane, fino all'ultimo euro i soldi ai comuni e alla regione. Inammissibile lo scippo di 200 milioni a carico delle opere pubbliche programmate. Ci sono disponibilità del MIT nel suo piano operativo. Inizierà da oggi l'esame degli emendamenti nella Commissione Ambiente della Camera, di cui sono componente. La Pezzopane annuncia ancora una volta battaglia.